Ritrovati ad Aspettando il Mondiale. Siamo in compagnia di Renzo Zaffinetti, una bandiera dell'Hockey a Novara, e non solo perché per 90 volte ha vestito anche la maglia azzurra della nazionale italiana. Ben arrivato, Renzo. Se sei d'accordo, inizierei a parlare del tuo primo campionato nel 1955, dove hai conquistato la medaglia di bronzo a livello juniores agli europei di Barcellona. Che ricordo hai di quella Beh, manifestazione? quella manifestazione lì per me è stata stupenda perché ho conosciuto anche molti personaggi dell'hockey che poi sono diventati anche tanti amici dell'hockey tipo spagnoli e portoghesi. Però devo dire che noi eravamo una bella squadra. Io ero il più giovane della squadra che ho 15 anni perché sono nato a novembre, il 4 di novembre. Allora ero il più giovane della squadra e ho dei bei ricordi, ecco, è stato un gran bel campionato europeo. Nel 1964, sempre con la maglia della nazionale, ai mondiali di Barcellona conquisti la medaglia di bronzo. Una bella soddisfazione salire Bella sul podio. sensazione, quella mondiale lì siamo arrivati pari punti col Portogallo, se non era, sì, col Portogallo. Però quoziente reti incontro siamo arrivati terzi. Ecco, anche quella è una bella manifestazione. C'era un grande Portogallo e c'era una grande Spagna. Tra quelli c'era un portiere che era a fargli gol, si chiama Largo, era una cosa da favola. Secondo te quella nazionale lì aveva dato il massimo, poteva arrivare anche più in alto o il terzo posto è stato un giusto risultato, No, viste potevamo, le squadre? diciamo che è stato un giusto risultato, no? Non c'è stato niente di. Però il secondo posto c'era, però contro il Portogallo era. L'anno seguente, nel 1965, agli europei di Lisbona, conquisti sempre un'altra medaglia di bronzo. Sì, anche lì una grande squadra. C'era giocatore di Monza, di Novara, c'era Laina, che era capitano della squadra. Devo dire che anche lì è stato un gran bel campionato. Veramente ricordarsi proprio tutti i particolari. Come allenatore avevamo Panagini, lì c'è stata una. Panagini in Portogallo. Posso dirlo questo perché Panagini in Portogallo era conosciuto, avevano scritto anche un libro su di lui perché era un formidabile. In una passeggiata che abbiamo fatto l'hanno riconosciuto e siamo scappati tutti perché lo svestivano. Grande Panagini. No, ma come squadra eravamo una grande squadra. C'erano i giocatori di Valdagno. Di Monza, Bosisio, portiere, adesso mi sfugge il nome, Smalchiero e De Gerone del Valdagno, poi c'ero io, Aina, una grande bella squadra. Parlando invece dell'Hockey Novara, tu hai giocato nella squadra che è stata soprannominata quella degli invincibili, tu Holtov Battistella, ecco, che ricordo hai di quegli anni? Beh, quegli anni lì, diciamo che sono stati. Gli anni, però c'è un fattore che noi abbiamo giocato, abbiamo fatto un campionato che abbiamo perso, non c'era ancora l'Holtov e Battistella, siamo stati imbattuti per quasi 2 anni, l'Hockey Novara, poi abbiamo perso una partita in casa contro la Triestina qui, ecco, dopo un anno e qualcosa. Però quell'anno lì, io parlo dell'Holtov nel 69, perché Battistella è arrivata nel 71. Nel 69 con l'Holtov è stata una cosa stupenda. Poi nel 70 l'Holtov ha vinto, parliamo degli invincibili, l'Holtov ha vinto la Crasie Calnieri con, se non erro, 92 gol.
E io sono arrivato secondo con 86. Beh, classifiche cannonieri ne hai vinte diverse anche tu comunque. Ne ho 25. Io ho vinto 9 titoli di campionato italiano, 5 Coppa Italia. E nazionale ho fatto 2 mondiali, Barcellona e Brasile. Brasile è stato un po', siamo arrivati quarti, che ha vinto l'Argentina il campionato. Poi ho fatto 5 coppe europee, 3 coppe latine, 4 coppe internazionali a Montreux, 2-3 con la 2 con la nazionale e 2 come hockey Novara. E poi ho fatto quello che ho fatto. Ho il record di 74 reti, campionato e 10 squadre, poi che è finito nel 61. Ho nella carriera di Serie A ho fatto 671 reti, record imbattibili praticamente, forse l'unico forse, però non so, questo non posso dirlo con esattezza. E Battistella, che forse non so se è arrivato a pari a me o beh, però io dico che sono 671. Poi tra mondiali, europei e coppe internazionali sono arrivato a 1100. Tornando a parlare della nazionale italiana, dopo 40 anni i mondiali di hockey su pista tornano a Novara. Secondo te dove può arrivare questa nazionale? Io penso che potrà arrivare nei primi 4. Hai avuto modo di vedere già qualche giocatore? Ho visto solo l'allenatore, l'allenamento, ma diciamo 4, perché le altre squadre, io parlo di Argentina, Spagna, Portogallo e Italia. Le altre squadre sono per me optional. Forse una squadra, diciamo, outsider è la Francia. Questo non è un mio punto di vista, perché la Francia è cresciuta abbastanza negli anni.